Buonasera, accomodatevi mentre riprendono la parola i protagonisti di questo spazio che sono i nostri giovani intervistatori, la generazione Erasmus alla quale diamo la parola per comprendere nel profondo le storie che stanno attraversando questa notte delle idee per l'Europa qui in ambasciata di Francia. Allora Anna, prego, accomodatevi, recuperate le vostre postazioni, siate voi a guidarci nella prossima tappa di questa serata. Grazie, buonasera per essere qui. Forse insieme ad Anna possiamo invitare anche Valeria Leandri. Ecco, così siete in coppia a porre le domande. Abbiamo già conosciuto poco fa Anna Giurikovic Dato e adesso la raggiunge anche Valeria Leandri. Loro hanno una formazione un po' diversa perché Anna, oltre ad essere un'autrice di libri, lei stessa è una formazione giuridica. Valeria invece ha un'estrazione più letteraria, si interessa di arti e di letteratura. Vedete quale mescola di formazioni e di estrazioni mettiamo insieme per affidarci a voi nel presentarci e nel farci conoscere più da vicino gli ospiti di questo spazio. Chi comincia? Buonasera. La maggior parte, diciamo, li conosco già da prima. E io farei una domanda, partirei con una domanda per Giorgio Vasta. E ti faccio le scuse in anticipo se sarà una domanda molto ampia, molto aperta, però insomma mi affido alla tua grande personalità per la risposta, ok? La premessa parte da due romanzi di cui si sta parlando moltissimo, che sono Serotonina di Houellebecq e Middle England di Jonathan Coe, dove, diciamo, Houellebecq prende posizioni molto forti e in particolare mi hanno colpito, le dico a caso, proprio alcune espressioni che purtroppo conosciamo molto bene, come i borghesi radical chic, gli eco interessati a qualcosa di sinistra, l'Europa e i suoi tecnoburocrati, l'arrivo massivo degli stranieri, insomma sono tutti tutte critiche che lui fa e che purtroppo insomma si fanno di continuo. D'altra parte Jonathan Coe, in modo trovo più gentile, si rivolge a quello che sta succedendo adesso in Inghilterra e in particolare, lo cito proprio testualmente, scrive: «Siamo completamente e irrimediabilmente fottuti. Corriamo di qua e di là come polli decapitati. Chi si aspettava un esito simile? Nessuno sa cosa sia la Brexit». Ora, emerge da entrambi i romanzi, in uno più criticamente, in uno più in maniera più preoccupata, una grande diffidenza verso non solo le istituzioni europee e poi insomma emerge quelle che sono le derive sovraniste, populista, che sono più o meno in tutta Europa, in alcuni paesi arrivano prima, in alcuni paesi forse arriveranno. Io voglio chiederti, a partire da queste premesse, quale può essere l'impegno reale, concreto del mondo della cultura, che come se avesse sempre un ruolo marginale, ma invece dovrebbe avere un ruolo sostanziale, nel reinstaurare quella che è l'immagine, l'idea di cittadinanza europea, di appartenenza europea? Buonasera a tutti, grazie per la domanda. Parto dai, più che dai due libri, dai due autori ai quali ho fatto riferimento. Non ho ancora letto il romanzo di Jonathan Coe, ho condiviso con lui delle settimane, a proposito di Europa, lui inglese, io italiano, delle settimane in residenza in Belgio, un po' di anni fa. Sto leggendo Serotonina con, come dire, l'interesse e la perplessità con cui in generale leggo i romanzi di Michel Houellebecq, che credo abbia ogni volta però in ogni suo romanzo la capacità di intuire delle metamorfosi. Nel caso di Serotonina quello che mi colpisce è che lui ragiona sul desiderio, su questo captorix, su questa
sostanza che il protagonista da un determinato momento in poi assume, che non è un vero e proprio antidepressivo, ma qualcosa che tiene a bada il desiderio e ha come obiettivo quello di trasformare la vita, come riporta proprio Houellebecq, in una serie di formalità. E probabilmente il desiderio è, o il suo venire meno, il suo ridimensionamento, uno dei fatti centrali nell'esperienza, nella percezione europea contemporanea. Ci sono stati anni, penso all'85 con Schengen, al 92 con Maastricht, in cui l'Europa sembrava un continente con una capacità di proiezione e con una capacità di desiderio e di apertura che sembra in qualche modo avere non semplicemente ridimensionato, l'impressione è che l'abbia smaltita. Poi vedremo a maggio con gran poco ottimismo come andranno le cose alle elezioni europee. Uno scrittore italiano che si chiama Walter Siti, di recente, un autore che ha sempre raccontato nei suoi romanzi il desiderio del potere, del denaro, dei corpi, ha fatto un ragionamento molto interessante sulla regressione dei desideri a rancori. Dice lui, il tempo del desiderio si è consumato, è terminato, i desideri sono inaciditi, al loro posto c'è il risentimento. Sembra che il carburante di gran parte del discorso politico europeo in questo momento sia quello. Per provare a rispondere molto brevemente a quello che domandavi, sapendo di non essere in grado di dare una risposta a un livello politico, provo però a ricordarmi di un desiderio d'Europa, del tutto infantile, in qualche modo originario, che era quello che io provavo quando ho cominciato ad avere a che fare con il continente europeo, non tanto viaggiando, era la seconda metà degli anni 70, faccio riferimento a qualcosa che ha a che fare con 40 anni fa, quindi non assicuro che quanto sto per dire sia memoria o non più probabilmente invenzione. E l'Europa la conoscevo attraverso lo studio. In Italia, immagino anche in Francia, una tecnica, un metodo per far apprendere la geografia era quello, a un certo punto, di sostituire o perlomeno di affiancare alle cartine cosiddette parlanti, alle cartine geografiche tradizionali dell'Italia o dell'Europa, dove sono leggibili i confini e i nomi degli stati e delle città, le cosiddette cartine mute. Le cartine mute erano delle cartine dalle quali sparivano i perimetri e si scioglievano, scomparivano a loro volta anche i nomi. Cartina muta è il titolo di una poesia di Milo De Angelis che fa riferimento a un certo punto allo sciogliere i nomi, allo slegarli e in qualche modo anche allo squagliarli. Quell'Europa era profondamente eccitante perché invece di essere nota, precisa, identificata, e penso ai miti identitari attuali rispetto all'Europa, era continuamente inventata, indovinata, anche sbagliata. Quello che a me piacerebbe è che si riuscisse a recuperare complessivamente e quindi prima di tutto individualmente quel senso di disorientamento e allo stesso tempo di desiderio, di invenzione di un luogo. Io vorrei porre una domanda a Ija Bascego, che tra l'altro ringrazio di essere qui perché per me è una faccia quasi nota, vedendola su Internazionale, che mio padre legge, quindi grazie per la sua presenza. E volevo chiedere, data la sua esperienza personale in quanto donna con plurime identità culturali in qualche modo, lei pensa che ci sia un modo meno scontato di quello che viene utilizzato attualmente per creare un'identità europea basata non tanto su un'educazione che rimane molto aleatoria, insomma, che rimane ferma a delle parole, ma ci sono dei mezzi, dei linguaggi concreti per far sì che questa identità europea non sia semplicemente un'amalgama e in cui tutti possano quindi mantenere la propria identità singola, ma in cui tutti si possano contemporaneamente riconoscere e quindi creare, diciamo, una specie di doppia identità interna e più esterna. Pensa che ci sia un modo, un mezzo più giusto e anche più profondo per farlo di quelli che stiamo cercando di utilizzare adesso, che forse non funzionano?
Allora, buonasera a tutti. Io penso che ci siano sicuramente molti strumenti. Io personalmente uso sempre una metodologia dello sguardo, cioè guardiamo i corpi, guardiamo chi siamo. Ognuno di noi qui ha un pezzetto di questa Europa. Io entrando in questa sala, dopo aver passato gli affreschi, una cosa che ho notato subito sono i candelabri. Non so se l'avete visti, ma una donna nera e una donna bianca. E io penso sempre a che l'Europa alla fine è lo spazio in mezzo a questo, cioè è il fatto della nostra pluralità. E spesso quando si parla di Europa si parla di Europa come innovazione, come cultura, come modernità, ed è tutto vero, però non dobbiamo dimenticare che l'Europa è stata anche un grosso dispositivo di violenza, e quando diciamo violenza pensiamo soltanto alle guerre che si sono combattute in questo continente, pensiamo a questo continente e quanta violenza è esportato fuori, il colonialismo, pensiamo alla Shoah. Quindi è chiaro che noi dobbiamo partire da quella violenza per evitare di rifarla di nuovo, di rifarla subire agli altri. Quindi una metodologia, se c'è, è quella di mischiare i corpi. Io ho scritto una cosa che uscirà domani, piccola, di riflessione, perché appunto quello che sta succedendo nel Mediterraneo ci deve interrogare, perché stiamo trasformando un mare che era un mare di scambi, anche di guerre ma anche di scambi, in una tomba. Allora, e per cosa? Per cosa stiamo impedendo? Stiamo impedendo a dei corpi di venire. Corpi che prima venivano in modo legale, c'era un viaggio legale, i miei genitori qui in questo paese sono venuti con un passaporto, con un visto, con un aereo, non hanno preso un barcone. Allora, i miei cugini, i miei fratelli, hanno sempre viaggiato da Praga, mio fratello ha studiato a Praga, quindi in qualche modo no, c'è sempre stata questa amalgama. Oggi abbiamo impedito un viaggio legale. Quindi se c'è una cosa che noi potremmo fare è sicuramente cominciare ad ascoltare le varie voci, perché l'Europa non è solo in questo continente, l'Europa è anche in Africa, anche in America Latina, o dove sono andati gli europei, o dove anche hanno portato quella violenza, c'è stata questa Europa. Quindi nell'ascolto, secondo me, e nel superare queste barriere di colore, di religione, di sesso, di qualsiasi cosa, di genere, e potremmo forse trovare uno strumento. E una cosa, adesso dico forse una banalità, io sono italiana, vivo in Italia, e abbiamo un mainstream che è di un bianco cangiante, no? Ed è una cosa che non va bene, cioè non abbiamo pluralità culturale nei media, nelle università, nelle scuole, nell'editoria, nei libri che scriviamo. Quindi secondo me, se Europa deve essere un'Europa plurale. Non ho strumenti, ce ne abbiamo tanti, ma sicuramente dobbiamo partire dai nostri corpi. Grazie, si avvicendano le intervistatrici. Grazie ad Ambra e ad Anna. E il turno di Ambra. Sì, invece ci ha appena salutato Valeria, ragazzi, permettete se ogni tanto vi confonda. E Francesca Benucci, grazie a voi il testimone. Io prendo la palla al balzo, buonasera a tutti, per fare un'altra domanda a Ijava Scego. E, visto, come ha detto anche Valeria, la ricchezza e la fortuna che ha di appartenere a più culture, immagino che avrà anche un occhio più attento, una sensibilità particolare a tutta una serie di tematiche, di aspetti, e quindi mi chiedevo, secondo lei, quale ruolo potrebbero e dovrebbero ricoprire i giovani che non necessariamente, ma magari hanno viaggiato, hanno già conosciuto, avuto modo di conoscere un po' l'altrove, quale ruolo potrebbero ricoprire nel percorso di integrazione di persone che hanno culture e percorsi diversi dal proprio, come ad esempio appunto i migranti?
Secondo me il compito dei giovani sempre, in ogni epoca, è quello di fare la rivoluzione, ma non in senso le armi, la rivoluzione culturale, portare proprio un nuovo linguaggio, un nuovo sguardo, un nuovo modo di percepire. E, vi faccio questo esempio molto breve perché non voglio prendere tempo. Io sono di origine somala e la Somalia ha vissuto una guerra civile, sapete, lunghissima, ne sta uscendo malamente adesso con una pace che io chiamo sempre l'equilibrio sopra la follia, e abbiamo subito di tutto, cioè la Somalia ha subito di tutto, da appunto la guerra, ma anche gli attentati terroristici. E cosa è successo in Somalia? Le giovani donne che non ce la facevano più a rimanere chiuse in casa, a essere violentate, a essere in qualche modo subalterne, hanno cominciato, no, a giocare a pallacanestro, a calcio, a pallamano, una cosa molto semplice. E, in Somalia non si mettevano i veli integrali, quelli che ti coprivano tutta, invece da un po' di anni si mettono. Adesso queste ragazze vanno nel campo di calcio, di pallamano, e giocano con il foulard come si faceva prima. Ecco, sono giovani ragazze che con un gesto semplice hanno fatto una rivoluzione culturale. Ecco, io penso che sia quello che i giovani sono sempre chiamati a fare oggi, domani, dopodomani. Grazie. Sono tre giornalisti, tre scrittori, c'è anche Ludovic Lamon, e gli pone la domanda alla nostra Ambra Silorata. Prego. Io ho una domanda sulla città, ho una formazione diversa dai miei colleghi, non sono scienziata politica, non sono giurista, sono una studentessa di ingegneria e di urbanistica, e quindi le pongo appunto una domanda sulla città. E mi viene da pensare che la città ha attraversato dei grandi cambiamenti, dalla polis greca alla città fortificata medievale, passando per la città igienista, in cui ingegneri, matematici, medici, architetti hanno collaborato per trovare una soluzione prima al colera e poi alla tubercolosi, passando e arrivando ai nuovi modelli di urbanistica di città, e che hanno portato alle loro eredi queste famose smart cities. Ecco, città come Atene, Londra, Parigi, Madrid, Barcellona, Vienna, Dessau, Roma, sono state città creative, luoghi di creazione e di trasformazione non solo dell'immagine ma anche della sostanza dell'Europa. E quindi adesso, alla luce dei recenti avvenimenti spagnoli, francesi, ungheresi, inglesi, che cosa può mettere, quali sono i processi che la città può mettere in atto, la città europea del 2020 può mettere in atto per sopravvivere a se stessa e per prosperare? E ancora, che cosa significa prosperare adesso in questo contesto europeo di globalizzazione oppure no? Di assenza di confini oppure no? Di integrazione oppure no? Merci pour la question, bonsoir, et merci à Ricardo pour les traductions qui sont absolument parfaites. Et je m'excuse de ne pas parler italien, je suis absolument confus, voilà, mais je suis trop mauvais en italien. Alors, c'est effectivement la question des villes par rapport à la crise du projet européen aujourd'hui, c'est quelque chose qui me paraît décisif, et il me semble que c'est la bonne échelle pour répondre justement à cette crise un peu que, Giorgio, toi, tu as un peu dessiné sur le côté horizon bouché de la politique en Europe. J'ai l'impression, justement, que pour armer un nouvel imaginaire qui permette, justement, d'imaginer une autre Europe si celle qu'on a en ce moment n'est pas pertinente, ça se passe justement au niveau des villes. Grazie per la domanda, sono felice di essere qui. Sì, mi sembra che questa domanda sia davvero centrale, cruciale per descrivere la sfida che l'Europa ha oggi, e per rispondere anche a quello che Giorgio Vassa diceva poco fa rispetto all'orizzonte politico complessivo dell'Europa. Senza dubbio, per ricostruire un'immagine d'Europa diversa, visto che quella che avevamo non è più pertinente, la città è centrale. Alors en fait moi j'ai été donc journaliste pendant 6 ans à Bruxelles, et souvent en fait les blocages qui naissent sur les politiques viennent beaucoup des États-nations et du Conseil européen, que ce soit sur à peu près tous les sujets clés qui sont environnement, questions migratoires, etc. Et j'ai l'impression à l'inverse
qu'il émerge dans beaucoup de municipalités. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur des villes en Espagne, de Barcelone à Madrid, des discours à la fois critiques sur l'Europe, mais en même temps critiques en tout cas de l'Union européenne aujourd'hui, mais très pro-européens, qui font un peu la passe sur l'État-nation et qui essaient de jeter des ponts avec Bruxelles et les institutions européennes. Nella mia carriera di giornalista ho lavorato a Bruxelles, ho lavorato anche in Spagna, in molte città, e mi sono reso conto che a un livello di stati-nazione e di livello di decisione europea, dove spesso si registrano dei blocchi, no, determinati dalle relazioni difficili, sempre più difficili fra questi livelli di stati-nazione e Unione Europea, corrispondeva spesso invece da parte delle città, delle municipalità, una spinta verso l'elaborazione di nuove idee e anche di critiche all'Europa attuale, ma sempre critiche molto in realtà europeiste, che cercavano di superare gli steccati nazionali e parlare direttamente con il livello europeo di Bruxelles. Donc si on prolonge un peu, j'ai l'impression que il y a peut-être des alliances à imaginer qui sont entre le local et Bruxelles, le supranational, et qui permettent un peu de dépasser certaines impasses aujourd'hui. Voilà, juste peut-être pour ouvrir par rapport aux européennes qui arrivent, et de fait on est tous un peu déprimé par, enfin, peut-être beaucoup d'entre nous ici sommes un peu déprimés par la manière dont le débat est en train de se poser avant cette campagne qui arrive. En France, Emmanuel Macron a mis en place une rhétorique qui est entre des démocraties libérales, donc notamment la France, et des démocraties illibérales, donc qui visent notamment la Hongrie de Viktor Orban et d'autres. Il me semble que ce débat-là, par exemple, ce type de rhétorique est assez dangereux, justement parce qu'il, non pas qu'il n'y ait pas un risque énorme à ce qui se passe en Hongrie, etc. Évidemment qu'il faut critiquer et avertir sur les périls, mais en même temps, j'ai l'impression que cette rhétorique-là binaire, elle empêche de penser des alternatives, et notamment ce qui peut surgir au niveau local, de montrer qu'il y a des alternatives beaucoup plus concrètes, beaucoup plus ancrées au niveau local. Et donc je pense qu'il y a un vrai enjeu justement d'inviter la question des villes dans la campagne des européennes. Bene. E per andare alla questione delle quindi mi sembra che sia necessaria un'alleanza, sempre più necessaria un'alleanza fra locale e sovranazionale, no? A partire da questo esempio delle città che parlano direttamente del livello sovranazionale europeo, per superare l'impasse in cui l'Europa si trova oggi. E per parlare di elezioni europee, andare a questo tema, ad aprire questo tema, è vero che forse molti di noi, moltissimi di noi, sono depressi dai dibattiti che sentiamo oggi rispetto all'Unione Europea. In Francia, per esempio, il presidente Macron ha sviluppato una retorica che consiste a dividere le democrazie fra liberali e illiberali, no? Dove liberale sarebbe specificamente quella francese, e quella illiberale, per esempio, quella ungherese di Orban. Io credo che questo tipo di retorica sia pericoloso, perché il problema non è tanto il fatto che non si debba criticare gli evidenti rischi presenti nel governo ungherese, ma il fatto che questa retorica impedisce di pensare alternative molto più concrete di quanto non sia questa distinzione astratta, insomma, fra democrazia liberale e illiberale, e alternative che si sviluppano tutte a livello locale. Igiaba, grazie per averci fatto notare questo dettaglio dei due candelabri, uno con una donna bianca e l'altro con una donna nera. Credo che senza questa sua sottolineatura saremmo usciti da questa sala senza cogliere questo dettaglio. Sapete come dicono i francesi? Dicono vite, 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 ora voi siete attesi di corsa nel Salone d'Ercole. Quindi ringraziamo tutti loro per questo cameo, per questa testimonianza. Grazie di cuore, perché c'è un ulteriore avvicendamento qui.